Ma chi di voi conosce l'attore Michael Gambon? In effetti, purtroppo non sarà una bellissima notizia per i fan, ma l'attore che è diventato famoso per aver interpretato Albus Silente nella saga di Harry Potter, tratta dai libri di J.K. Rowling, è venuto a mancare lo scorso 28 settembre a causa di una polmonite. E quindi sono qua per raccontarvi un po' quali sono state le reaction da parte dei tre attori principali, ovvero Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Quindi, se siete interessati a scoprire cosa hanno detto sui social, rimanete a vedere questo video. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. In una dichiarazione ufficiale pubblicata sulle pagine del The Hollywood Reporter, Daniel ha ricordato Michael Gambon come un attore brillante e disinvolto, la cui caratteristica più memorabile era quanto si divertiva a fare il suo lavoro. E mi sento così grato per il fatto di essere stato una delle persone fortunate che ha avuto modo di lavorare con lui nel corso della propria carriera. Inoltre c'è da dire che Radcliffe, essendo il protagonista della saga di Harry Potter, sia l'attore con cui Michael Gambon abbia passato e trascorso più tempo riguardo il lavoro sulle pellicole della saga del maghetto. E quindi c'è da ricordare il fatto che tra i due c'era un bellissimo rapporto sia fuori dal set che sul set. Ha condiviso un tributo anche Rupert Grint, pubblicando su Instagram un'immagine di Silente con le braccia levate verso il cielo e scrivendo: "È così triste sapere di Michael, ha portato così tanto calore ogni giorno sul set, mi ha affascinato da bambino ed è diventato un mio modello personale per trovare il divertimento e le eccentricità nella vita." E anche dopo questo commento da parte del nostro Ron Weasley si può capire quanto il nostro Albus Silente, alias Michael Gambon, fosse fantastico sul set, talmente tanto da far divertire anche gli altri. E questa è una dote che non la troviamo molto spesso negli attori. E anche Emma Watson, interprete di Hermione Granger, ha ricordato il compagno sul set dicendo: "Gentile, gentile, gentile Michael Gambon. Non l'hai mai presa troppo seriamente, ma in qualche modo hai regalato i momenti più seri con tutta la gravità. Grazie per averci mostrato cosa vuol dire indossare la grandezza con leggerezza. Ci mancherai." Tra l'altro c'è anche da dire che non è stato lui il primo Silente. Nei primi due capitoli della saga Il Nostro Maghetto era interpretato da Richard Harris, l'attore che però è venuto a mancare. Dal terzo capitolo in poi ha preso il ruolo del professore più famoso del mondo della storia della magia, il nostro Michael Gambon, che ha comunque riportato un ruolo fantastico fino alla fine, regalandoci un Albus Silente più bello che ci possa essere. E questi erano solo tre dei tributi al nostro Michael Gambon legati alla serie di Harry Potter, ma ce ne sono stati anche moltissimi altri, tra cui anche quella di Lucius Malfoy e così via, che l'attore si è fatto voler bene da tutti, come ho detto prima, e di certo lascerà una nota indelebile nei cuori di tutti noi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi chiedo gentilmente di seguirci sui social e iscrivetevi al canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!